a fare lotte concrete, tutto quello che c'è da cambiare. Voi da ragazzi a qualunque età dovete collaborare con il comune, dire quello che va, quello che non va. Una giornata dedicata al ricordo, avrebbe compiuto 45 anni oggi Graziella, per voi insomma un momento anche di emozione ma di soddisfazione per questo abbraccio di tanta gente. La sentiamo viva tra di noi, proprio perché sia l'intenzione della famiglia Campagna che noi vogliamo fortemente che Graziella non venga dimenticata. Non venga dimenticata da parte di tutti, perché il nostro compito è stato prima quello di lottare per parecchi anni, non dimentichiamo che il processo è durato più dell'intera vita di Graziella, ma poi alla fine gli anni sono passati, però la giustizia ha trionfato, ma soprattutto ha trionfato Graziella. Ecco, quel ricordo, quel processo terminato, ma soprattutto quella forza nostra ancora di lottare per i giovani e con i giovani, perché anche allo sport, non dimentichiamo, è una cosa importante per la crescita dei ragazzi. Lo sport, oltre a formarti fisicamente, ti forma anche moralmente, ti fa socializzare con altri ragazzi e non ti fa deviare. E soprattutto devo ringraziare le scuole che oggi, sia nella nostra provincia che in buona parte della Sicilia, ma anche al nord, stanno facendo molti progetti di legalità. Al vostro franco Renato Accorinti, che a Messina si è impegnato ed è riuscito a intitolare Graziella una piscina. Ma Renato ha sempre lottato, ha lottato tantissimo, ma per Graziella in maniera particolare, e credo che lui abbia preso un impegno e che piano piano riuscirà a portarla avanti, perché lui ha dentro la voglia di legalità, lui ha dentro la dignità e l'impegno, e lo porterà avanti. Io mi auguro per Renato, gli faccio tantissimi auguri, che veramente, e voglio che le parti, che tutti i consiglieri, tutti gli assessori che si mettono al suo fianco e veramente finalmente lavorano tutti quanti uniti per Messina, perché Messina ne ha tanto bisogno. E non dimentichiamo mai che siamo in una situazione drammatica, e dal dramma si esce con l'impegno e con la collaborazione. Noi dobbiamo dimostrare a Messina che non siamo divisi, ma che siamo uniti.